tutti voi ben ritrovati con la nostra informazione. Quest'oggi ci occupiamo di cronaca in primo piano, in particolare di mafia. 34 ordini di carcerazione eseguiti a Bari questa mattina. Si tratta di esponenti del clan Mercante, Diomede e Capriati, coinvolti nel maxi processo Pandora, le cui sentenze di condanna sono adesso diventate definitive. Vediamo il servizio. Definitive 34 sentenze di condanna della Corte d'Appello di Bari nel maxi processo Pandora. Le persone condannate, arrestate in queste ore, appartenenti ai clan Mercante, Diomede e Capriati, dovranno scontare complessivamente 222 anni di reclusione. Gli imputati nel processo Pandora erano accusati a vario titolo di associazione mafiosa pluriaggravata, tentati omicidi, armi, rapine, furti, lesioni personali, sequestro di persona e violazione della sorveglianza speciale. La Cassazione ha riconosciuto correttezza delle sentenze di primo e secondo grado del Tribunale di Bari e della Corte d'Appello e ha respinto i motivi dei ricorsi, tra cui quelli relativi al collegamento tra i sodalizi criminali e alcuni reati commessi da esponenti del clan Capriati nei confronti di membri del clan Strisciuglio di Bari. La Cassazione ha confermato anche le due sentenze nella parte in cui avevano ritenuto che il clan Capriati si è caratterizzato in un articolato programma criminoso, sviluppando la sezione reclutamento in carcere e proiettandosi verso il nord barese e la provincia BAT. L'ufficio esecuzioni penali della Procura Generale ha anche chiesto per 26 condannati la revoca dei benefici che erano stati concessi. Farmaci, detersivi e altro materiale rubato dall'ospedale San Giacomo di Monopoli. A processo finiscono 8 dipendenti della struttura. Avrebbe utilizzato il suo ufficio per fini personali, procurato farmaci e materiali dell'ASL per rivenderlo. Sono solo alcune delle accuse che ruotano attorno alla figura del 65enne Cosimo Recchiuto, dipendente dell'ASL di Bari e all'epoca dei fatti responsabile del magazzino della struttura. Le contestazioni risalgono a episodi avvenuti all'interno dell'ospedale San Giacomo di Monopoli nel Barese tra il 2018 e il 2019. Secondo le indagini, a fornire i medicinali era spesso il 61enne dipendente di Sanita Service, co-imputato Giacomo Rizzo, che li prelevava dalla farmacia ospedaliera. Adesso in tutto sono 8 le persone rinviate a giudizio con le accuse a vario titolo di peculato, ricettazione, esercizio abusivo della professione, traffico di influenze illecite e somministrazioni di medicinali in modo pericoloso. Inizialmente erano 10 gli indagati, uno però è stato assolto, la seconda prosciolta dalla stessa accusa. Nell'inchiesta sono coinvolti anche titolari di attività commerciali di Monopoli che, secondo l'accusa, fornivano arricchito merce per l'ASL a un prezzo più basso di quello riportato sugli scontrini, permettendogli di intascare la differenza. Ancora la cronaca, 2 uomini di 33 e 43 anni e la compagna di uno di loro, una 33enne, sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza a Bisceglie nel nord barese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti perché trovati in possesso di cocaina del valore complessivo di quasi 20.000 euro. I militari hanno fermato e controllato in centro città un'auto con a bordo un uomo e la donna. L'ispezione ha permesso di trovare sotto la tappezzeria un barattolo di plastica con all'interno 80 dosi di cocaina. È stata perquisita anche l'abitazione della 33enne e con l'aiuto del fiuto di Darin, un pastore tedesco in forze alla finanza, sono stati trovati non solo altri grammi di cocaina pura, ma anche un bilancino di precisione e un dispositivo elettronico utile come disturbatore di segnale che molto probabilmente per i finanzieri sarebbe stato utilizzato per neutralizzare eventuali microspie per le intercettazioni ambientali. 3 persone sono state arrestate dopo una rapina in una tabaccheria di Apricena a luglio scorso. Il bottino fu di 5.000 euro. 3 persone originarie di San Severo sono state arrestate con l'accusa di rapina aggravata ai danni di una tabaccheria di Apricena nel Foggiano. La denuncia del titolare della tabaccheria risale allo scorso luglio, quando 2 soggetti con volto coperto erano entrati in negozio impossessandosi di 5.000 euro in contanti, gratta e vinci e altri articoli, dopo aver minacciato il titolare con un coltello. I 2 si sarebbero poi allontanati a bordo di un'auto guidata da un terzo complice.
complice, rimasto nel frattempo ad aspettare all'esterno della tabaccheria. I tre sono stati poi riconosciuti grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Ora si trovano agli arresti domiciliari. Ancora la cronaca, ma andiamo in Basilicata. Operazione della Guardia di Finanza di Matera. Sequestrati oltre 28.000 articoli non conformi agli standard di sicurezza e scoperti 8 lavoratori in nero. Oltre 28.000 articoli non conformi agli standard di sicurezza e 8 lavoratori in nero sono i numeri resi noti dalle fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Matera dopo una specifica attività di controllo sul territorio. Nel dettaglio sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 28.772 articoli, tra souvenir, oggetti artistici, capi di abbigliamento ed accessori, per un valore di oltre 100.000 euro da parte di 15 attività commerciali, tutte gestite da soggetti di nazionalità extracomunitaria. I titolari delle aziende sono stati anche sanzionati amministrativamente, oltre che segnalati alla locale Camera di Commercio. Durante l'intervento, inoltre, le fiamme gialle hanno rilevato che in alcuni locali aziendali erano impiegati 8 collaboratori, intenti a svolgere varie mansioni per i quali non era stata comunicata l'assunzione al centro dell'impiego. Restiamo in Basilicata e ci occupiamo ancora del caso di Elisa Claps. Su Sky una docuserie, mentre continuano gli appelli alla responsabilità. Il caso Claps, uno dei più oscuri del nostro paese, resta al centro del dibattito pubblico grazie anche alla Fiction Rai e al podcast di Pablo Trincia, poi diventato una docuserie Sky diretta da Riccardo Spagnoli. Una produzione in 4 puntate quest'ultima che, secondo Aldo Grasso sulle colonne del Corriere della Sera, è un capitolo fondamentale nella storia dei documentari televisivi. Non solo per il materiale video inedito, per il racconto diretto dei molti protagonisti, per importanti atti processuali rimasti inspiegabilmente nell'ombra e che gettano ulteriore sfiducia sulla magistratura inquirente dell'epoca, ma soprattutto per la modalità del racconto. Intanto il prete anticamorra di Caivano, Don Patriciello, scrive alla famiglia Claps sulle pagine di Avvenire: la verità va accertata fino in fondo, con la curia di Potenza si rischia di perpetuare seri problemi di comunicazione. Fermiamoci, scrive il parroco dallo scorso anno sotto scorta, Elisa deve riposare in pace e tu, mamma cara, hai il diritto, dopo tanti anni di pugnalate al cuore, di piangere le tue lacrime abbracciata e sostenuta dalla tua chiesa. Io non temo la verità e, come me, credo che non la temano il vescovo, il clero di Potenza. Anche la consulta diocesana delle aggregazioni laicali è intervenuta, lanciando un appello al senso di responsabilità di tutti e che ognuno valuti le posizioni dell'altro con razionalità e soprattutto senza preconcetti. Torniamo in Puglia. L'istituto Altamura da Vinci di Foggia ha dedicato il laboratorio multimediale a Nicola Appio Di Lorenzo, studente vittima di un incidente stradale. Una celebrazione di ricordo, ma anche di monito. Nicola, davanti all'istituto, felice e sorridente il giorno degli esami di Stato. Comincia così, con la foto del giovane studente foggiano vittima con la fidanzatina Ilaria Mirasole di un incidente d'auto nel luglio scorso, l'assemblea dell'istituto Altamura da Vinci a lui dedicata. Non perché è mio figlio, ma è veramente, era ed è un ragazzo stupendo, bravissimo, educato. E mi ha lasciato veramente un bellissimo ricordo. Lui rispettava prima gli amici e poi a me, che eri papà. Metteva sempre al primo piano gli amici. Per gli amici ha fatto tutto Nicola. Potete riaverlo con i loro amici? Sì, infatti, con i loro amici. A Nicola Pio Di Lorenzo l'istituto dedica il laboratorio multimediale in memoria di un allievo brillante, capace e meritevole appena diplomatosi. Con i genitori ci sono gli insegnanti, gli amici e tratti di commozione come filo conduttore. Manca la sua gentilezza, la sua bontà, il mai dire di no ai ragazzi, cioè, quando uscivamo non diceva mai a nessuno, se chiedevi un passaggio te lo dava, se chiedevi un consiglio te lo dava, non riusciva mai a dire di no. La dedica finale a Nico è semplice ed essenziale, possa essere di esempio e di sprone per tutti gli studenti. Cambiamo argomento. Save the Children ha diffuso i dati del rapporto Tempi Digitali in vista della Giornata Mondiale dell'Adolescenza e dell'Infanzia. Secondo il report, la Puglia è terza in Italia per percentuale di adolescenti obesi e vittime di cyberbullismo. Allarmanti anche i dati sugli adolescenti lucani.
Il 15,7% dei ragazzini pugliesi e il 14% di quelli lucani tra gli 11 e i 13 anni sono vittime di cyberbullismo, secondo i dati diffusi da Save the Children nella 14esima edizione dell'Atlante dell'infanzia a rischio in Italia, dal titolo Tempi digitali. Il dato pugliese è il terzo in Italia dopo quello di Sicilia e Campania. Sono le ragazze a esserne maggiormente vittime, ma le ragazze sono sempre più spesso anche bulle che isolano o deridono le compagne. Terzo posto per la Puglia anche per la percentuale di adolescenti obesi, sono il 26,1%, un dato ben al di sopra della media nazionale, sopra cui si colloca anche la Basilicata con una percentuale del 25%. Sempre secondo il rapporto di Save the Children, gli adolescenti pugliesi e lucani tra gli 11 e 15 anni fanno un uso problematico di social media e videogiochi. Ansia sociale, depressione, impulsività, una peggiore qualità del sonno e un rendimento scolastico scarso sono i sintomi del rischio da dipendenza tecnologica. Per quanto riguarda i neonati tra gli 11 e 15 mesi di vita, la Puglia è quarta in Italia per la percentuale di bambini che trascorrono più ore davanti a TV, computer, tablet e smartphone. La Basilicata invece rappresenta un modello virtuoso almeno nel mezzogiorno, con dati confortanti di studenti che lasciano la scuola prima del diploma. Sono soltanto il 5,3%. Infine, in Puglia l'85,6% delle scuole è connesso alla banda ultralarga, un dato che pone la regione al primo posto in Italia, seguita dalla Lombardia. La sanità adesso, una delegazione di medici cinesi in visita al Policlinico di Bari. Nell'occasione è stato firmato un memorandum di cooperazione per scambi formativi. Mano in mano creeremo insieme lo splendore di domani. È la frase scritta sulla pergamena donata al Policlinico di Bari da una delegazione di medici cinesi giunti in visita al nosocomio barese per firmare un accordo di collaborazione reciproca. Una cooperazione importante che ha l'obiettivo di rinnovare un precedente accordo di collaborazione firmato nel 2019, che ha già portato due medici a Bari in un'attività di scambio formativo. La medicina di questo policlinico potrà godere della professionalità dei colleghi cinesi in ortopedia, ma anche attraverso la chirurgia robotizzata, tutte quelle discipline che sono ad altissima tecnologia e che vedono in prima linea i nostri professionisti, ma soprattutto i colleghi cinesi. Il memorandum è stato firmato nel padiglione Asclepios dal direttore generale dell'ospedale universitario Jin Kua e Giovanni Migliore, direttore generale del Policlinico di Bari. Noi avevamo iniziato questa collaborazione perché il Policlinico di Bari è un ospedale molto importante, ma non solo in Italia ma anche in Europa. Quindi soprattutto alcune discipline sono eccellenze, per noi è molto eccellente. Quindi noi abbiamo pensato di questa collaborazione, siamo molto contenti di questo, iniziare questa collaborazione. Fondamentale anche la collaborazione tra medici di nefrologia. Abbiamo con la professoressa Tian intrapreso un percorso di exchange, ci sarà una forte collaborazione fra Bari e la struttura cinese che sarà svolta su tre livelli. Ancora la sanità, la neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di Altamura ha una nuova casa, è stato infatti inaugurato uno spazio di 800 metri quadri. È stata inaugurata la nuova sede della neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di Altamura. La struttura, che occupa l'intero quarto piano dell'ex ospedale Umberto I, oggi presidio territoriale di assistenza, è stata sottoposta ad un intervento di ristrutturazione degli ambienti e adeguamento alle esigenze dei pazienti in carico alla neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. La nuova sede dispone di ambulatori per la riabilitazione, studi medici, palestra per la fisioterapia, infermeria, sala d'attesa e servizi. Finalmente riusciamo ad avere una nostra sede dove medici, psicologi, assistenti sociali e terapisti operano e dove, dato che il nostro è un lavoro di equipe, riusciamo a pariarci, a semplificare una serie di processi. Questo riduce i tempi morti e quindi può aumentare la presa in carico e riusciremo sicuramente a servire un maggior numero di utenza. Ci tengo a ringraziare la direzione strategica per il supporto avuto in questi anni. La direzione strategica ha fortemente voluto la realizzazione di questa struttura che
ricca di strumenti e di presidi che miglioreranno gli ausili, le procedure specifiche di riabilitazione da parte del nostro personale. Questi 800 metri quadri e questa bella struttura sono una risposta rilevante soprattutto per un luogo, mi riferisco ad Altamura, a tutta l'area murgiana. Devo dire, questa è una comunità che merita tutta questa attenzione anche grazie alla qualità del servizio che viene reso sia dall'ospedale Perinei ma anche da questo servizio di neuropsichiatria che tra i servizi ospedalieri è probabilmente uno dei migliori di tutta la Puglia. Qui si può ricominciare a vivere in maniera accettabile. Se la famiglia viene lasciata sola, la vita è insopportabile e difficilissima per il paziente e per i suoi familiari. Torniamo in Basilicata. Il direttore generale di ASP Potenza, Antonello Maraldo, presenta i dettagli delle azioni messe in campo dalla direzione strategica per superare le criticità e offrire un servizio di qualità alla comunità potentina. Cercare medici e potenziare il personale sanitario per garantire le cure ai cittadini è l'obiettivo principale dell'azienda sanitaria di Potenza, che si muove in particolare su due fronti per un piano di rilancio dell'intero servizio sanitario dopo le difficoltà emerse con il Covid-19. Il direttore generale Antonello Maraldo ha illustrato i dettagli delle azioni messe in campo dalla direzione strategica per superare le criticità e offrire un servizio di qualità alla comunità potentina. Bisogna distinguere perché abbiamo varato un piano straordinario di assunzioni a tempo determinato ieri sostanzialmente per 11 medici nelle branche che erano previste nei vecchi piani occupazionali che si vanno scoprendo per cessazioni di personale medico per varie ragioni, dalla riforma del sistema pensionistico alla riduzione del numero chiuso, tutto quello che sappiamo essere il problema dei medici. Questo per quanto riguarda la situazione temporanea e contingente. Però diciamo, il vero piano del fabbisogno che abbiamo deliberato il 31 ottobre del 2023 ed è tuttora all'esame della Giunta regionale è un piano più articolato, riguarda una sessantina di figure e quelli sono concorsi a tempo indeterminato, assunzioni più che concorsi a tempo indeterminato. Quindi agiamo su due fronti, una situazione di contingenza, di straordinaria emergenza che è quella attuale, a una programmazione invece di carattere annuale e triennale che è nel piano fabbisogno. Il filo comune è andare a cercare i medici laddove li troviamo per evitare di sguarnire l'assistenza in questo territorio che soffre come tutto il resto d'Italia. A Bari monta la protesta dei pensionati dell'ex Banca di Roma. Il loro fondo negli anni è stato prosciugato per via di investimenti effettuati dall'ente. Fischietti, cartelloni, striscioni e poi volantini alla mano. Protestano così gli ex dipendenti della Banca di Roma, ora Unicredit, perché negli anni hanno visto decurtare il valore della loro pensione, legata a un fondo sul quale avevano investito per anni. Il patrimonio del loro fondo infatti è stato gestito, fanno sapere, in pieno conflitto di interessi, con operazioni che hanno generato quindi beneficio alle banche e creato perdite al fondo. Le nostre pensioni si sono decurtate del 75% nel giro di pochi anni. In particolare si sono decurtate del 60% da quando il nostro fondo pensione Banca di Roma è ufficialmente confluito nel fondo pensione Unicredit dal 1 gennaio 2021. In protesta per chiedere un incontro con i vertici, per anni le loro richieste sono rimaste senza alcuna risposta. Servirebbe sedersi intorno a un tavolo per dare quindi risposte concrete ai circa 20.000 pensionati di tutta Italia e tra di loro ci sono anche persone in esubero che attualmente non percepiscono alcuna pensione sociale. Molti di noi come me sono esodati, quindi non percepiamo ancora né pensione INPS né pensione né questa rendita e non sappiamo quando andiamo in pensione INPS se avremo qualche cosa o meno, però noi negli anni ce lo siamo pagati, io sono 41 anni che lavoro. Unicredit, fanno sapere, chiuderà il 2023 con 10 miliardi di euro di utili. Quello che sperano adesso è di trovare una soluzione rapida che salvi le pensioni integrative.
Ancora il lavoro. A Taranto la CGIL e la UIL hanno organizzato una giornata di dibattito per informare sulle motivazioni dello sciopero del prossimo 17 novembre. Nonostante la precettazione decisa dal ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, CGIL e UIL proseguono dritti verso lo sciopero generale di venerdì 17 novembre. Per questo a Taranto le delegazioni provinciali dei sindacati hanno organizzato una mattinata informativa in cui hanno preso la parola quadri e delegati sindacali per informare sia sui contenuti della manovra di bilancio contro cui CGIL e UIL scenderanno in piazza, sia sulle motivazioni dello sciopero. Ci mobilitiamo a livello nazionale perché siamo di fronte all'ennesima azione del governo, una manovra, una legge di bilancio totalmente sbagliata che non si occupa della condizione delle persone, dei lavoratori, dei pensionati, dei giovani, di chi un lavoro lo cerca. Quindi noi abbiamo poi utilizzato uno slogan fortemente evocativo, adesso basta, perché basta con questa condizione in cui se sei debole, se sei povero sei da punire. Ci troviamo in una situazione la più complessa dal secondo dopoguerra, abbiamo di fronte a noi due conflitti in corso, veniamo da un periodo di pandemia che evidenzio non è sparita. E il governo che cosa fa? Fa una legge di bilancio timida, una legge di bilancio che non rispecchia in nessun modo la necessità che ha questo paese di cambiare, la necessità che hanno le persone di far fronte a tutti i disagi giornalieri che le famiglie, i giovani, i pensionati fanno. Voltiamo pagina, raccolta differenziata imballaggi nel 2022 più 6% in Basilicata, diffusi i dati CONAI, 6 milioni distribuiti ai comuni lucani. La Basilicata è la 13ª regione d'Italia nel campo della corretta raccolta dei rifiuti urbani e la terza nella macroarea del sud dopo Sardegna e Abruzzo col 62,7% di differenziata. C'è ancora molto lavoro da fare, soprattutto se consideriamo la carenza di impianti per i rifiuti di cui la Basilicata e il sud in generale continuano a soffrire nonostante negli ultimi anni siano stati fatti dei passi avanti. Sono state più di 39.400 le tonnellate di rifiuti di imballaggio tolte dalla discarica e conferite al CONAI. I dati forniti dal Consorzio Nazionale Imballaggi certificano una crescita del 6% rispetto al 2021. Per coprire parte dei costi della raccolta, nel 2022 CONAI ha trasferito ai comuni della Basilicata oltre 6 milioni di euro per gli imballaggi, a fronte dei 5,1 milioni del 2021, così come previsto dall'accordo ANCI-CONAI. Il miglioramento dei risultati della Basilicata, ha commentato il responsabile dei piani di sviluppo al centro-sud di CONAI, Fabio Costarella, lascia ben sperare. Dai dati forniti dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale è emerso che le province di Potenza e Matera differenziano percentuali molto simili dei loro rifiuti, 63% per la seconda e 62,58% la prima. Per quanto riguarda invece i conferimenti al consorzio della provincia di Potenza nel 2022 sono arrivati al sistema CONAI oltre 75 kg di rifiuti differenziati per cittadino. Nel 2021 il pro capite sfiorava i 43. Il pro capite di rifiuti di imballaggi che è arrivato dalla provincia di Matera è invece di oltre 92 kg a fronte dei 18,8 del 2021. Cambiamo ancora argomento. Il Parco Nazionale del Pollino celebra oggi i suoi 30 anni. Mattinata dedicata all'accoglienza e alla sensibilizzazione dei più giovani con la partecipazione delle scuole del territorio. L'evento istituzionale questo pomeriggio in diretta televisiva su TRM Network. Passato, presente e futuro al centro dell'evento celebrativo dei 30 anni del Parco Nazionale del Pollino. Una giornata importante per intrecciare un racconto a più voci che spazia dal turismo ai progetti di conservazione e tutela della biodiversità al prestigioso riconoscimento di geosito mondiale UNESCO fino alle attività di antincendio e legame con le comunità sempre molto stretto. Una mattinata di accoglienza all'Ecomuseo ha visto la partecipazione di numerose scuole del territorio con la presentazione della mostra fotografica dedicata al trentennale del Pollino. Buon compleanno al Parco del Pollino, oggi compie 30 anni, è un evento sicuramente importante, un evento storico che merita una celebrazione importante, che parte da stamattina con la sensibilizzazione alle comunità, in particolar modo alle scuole del territorio che hanno fatto visita al nostro Ecomuseo che è qui alle mie spalle e che mette in scena quella che è la mostra, un po'
diciamo, alcuni momenti salienti di questi 30 anni insieme ai Carabinieri Forestali, al reparto Parco del Pollino e Biodiversità di Potenza e di Cosenza, che stanno illustrando anche le loro attività di educazione ambientale, che si affiancano ovviamente all'azione che i nostri carabinieri esercitano durante l'anno per proteggere l'immenso patrimonio di biodiversità di cui il Parco del Pollino che ha a disposizione. Le iniziative si completeranno nel pomeriggio con un talk istituzionale celebrativo. La cultura adesso ha trasformato il suo libro in una pièce teatrale. Mino Grassi in giro per i teatri di Puglia con il suo spettacolo La felicità degli infelici. Le parole messe nero su bianco nelle 235 pagine del romanzo La felicità degli infelici di Mino Grassi prendono forma nella pièce teatrale che intreccia monologhi, interpretazioni, musica e dialogo in uno spettacolo senza filtri che narra una generazione da sempre in conflitto, dai tempi del secondo dopoguerra agli ultimi giorni vissuti nell'RSA, rinchiusi soli a causa del Covid. Gli anziani si raccontano e raccontano amori ultimi e passioni di altri tempi. Dopo la pubblicazione del romanzo, Grassi ha deciso di portare in scena la sua opera, una lettura diversa per chi il romanzo lo ha già letto, una narrazione che comunque riesce a restituire sempre grandi emozioni. Il romanzo nasce da un'idea di portare sulla carta stampata delle storie di uomini e donne nate negli anni 30, negli anni 40, portare queste storie da amore, di passione. L'epilogo poi di queste storie avviene in un ospizio, in una RSA durante i giorni del Covid. È un libro triste comunque, volutamente triste, ma che ha un barlume di speranza alla fine, questa felicità di questi infelici. Loro soli non hanno potuto salutare nessuno. Gli anziani morti nell'RSA nell'epoca Covid sono tanti, troppi. Il periodo marzo 2020, gennaio 2022, in Italia ci sono stati 180.000 morti in più. L'opera tutta di Grassi diventa quindi un modo per ricordarli. I proventi stanno andando tutti in beneficenza, quindi con l'Associazione dei Leucemici, con i centri Alzheimer, con l'Università delle Terze Età, con i profughi dell'Ucraina. Fino adesso più di 32 presentazioni e adesso col teatro stiamo diciamo, girando i piccoli teatri, anche importanti teatri della Regione Puglia. E questa era la nostra ultima notizia, noi ci fermiamo qui, grazie a tutti voi per averci seguito.